Questa era la rotta che l'aereo del Grande Torino avrebbe dovuto seguire per atterrare all'aeroporto Torino Air Italia. Come tutti sappiamo, non andò così. La rotta reale seguita dal trimotore Fiat G212 il 4 maggio del 1949 conduceva dritta sulla Basilica di Superga, dove alle ore 17.03 l'aereo si schiantò. A bordo c'erano 31 passeggeri, tra calciatori, dirigenti e membri dell'equipaggio. Non si salvò nessuno. Immaginate un Barcellona o un Real Madrid, che da un giorno all'altro non ci sono più. O come se la vostra squadra del cuore e i vostri idoli venissero cancellati, così, dalla sera alla mattina. Quell'evento tragico strappò letteralmente un pezzo di cuore a migliaia di tifosi e cambiò per sempre la storia del calcio italiano. Erano soprannominati gli Invincibili, perché per 6 anni e 9 mesi non persero mai una partita in casa. Dal 1942 al 1949 il Grande Torino vinse 5 campionati di fila, un record durato fino al 2016. E in una sola stagione, nel 47-48, realizzò ben 125 reti, un primato ancora imbattuto. All'epoca non esistevano la Champions e l'Europa League, raramente le squadre andavano a giocare all'estero, anche perché viaggiare in aereo era molto dispendioso e faticoso. Ma il Grande Torino era una squadra speciale, riceveva inviti su inviti per disputare amichevoli all'estero, perché emozionava con il suo gioco e con i suoi campioni. Su tutti Valentino Mazzola, numero 10, capitano di quel Torino e della nostra nazionale, da molti considerato il miglior calciatore italiano di tutti i tempi. Nel febbraio del 49, proprio durante la partita Italia-Portogallo, Francisco Ferreira, capitano del Benfica, si avvicinò a Valentino Mazzola, strappandogli una promessa. Prima di terminare la carriera, avrebbe voluto disputare con il suo Benfica una gara contro il suo Torino. Mazzola accettò e convinse la squadra e la società a giocare quell'amichevole che si disputò a Oeiras, vicino Lisbona, il 3 maggio del 1949, il giorno prima della tragedia. Questa fu l'ultima formazione del Grande Torino. Baggi Calupo, Ballarini, Martelli, Gresar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola. Allo Stadio Nazionale di Jamor c'erano 40.000 persone, tutto esaurito in ogni singolo posto. Furono gli ultimi tifosi ad ammirare le gesta di quella squadra leggendaria. La leggenda del Grande Torino cominciò nel 1939, quando Ferruccio Novo divenne il presidente, e nel 1943 completò l'11 degli Invincibili acquistando Valentino Mazzola, Ezio Loic e Giuseppe Grezzar. Tutti e tre facevano parte della nazionale italiana allenata da Vittorio Pozzo, che in una partita contro l'Ungheria di Puskas, disputata nel 47, schierò ben 10 giocatori granata su 11. Questo per farvi capire quanto il Grande Torino rappresentasse l'Italia e come l'Italia si identificasse nel Grande Torino. Considerate anche questo aspetto, gli anni gloriosi di questa squadra coincisero con il periodo della Seconda Guerra Mondiale e quei ragazzi con la loro semplicità fuori dal campo e la gioia che erano in grado di trasmettere quando erano in campo non furono per la gente solo dei calciatori formidabili, ma un gruppo simbolo della rinascita di un paese. Alle 9.52 del 4 maggio 1949 il trimotore Fiat G212 decollò da Lisbona, destinazione Torino. La Basilica di Superga sorge sull'omonimo colle, il secondo più alto di Torino, a 672 metri sul livello del mare. Il capitano era l'esperto Pierluigi Meroni, che aveva pilotato anche dei bombardieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Dalla torre radio di Torino il bollettino meteo indicava vento 10 nodi, pioggia continua e visibilità 40 metri. Da alcune indagini sarebbe emersa la possibilità che l'altimetro dell'aereo si fosse bloccato sui 2000 metri e che avesse indotto i piloti a credere di trovarsi a quest'altezza. Invece, il G212 era a soli 600 metri dal suolo quando si schiantò sulla basilica. Gli aerei dell'epoca non erano certamente come quelli di oggi. In pratica in quegli anni c'erano grandi piloti, come appunto era Meroni, ma velivoli meno tecnologici. A tal proposito, determinante fu l'azione del vento di Libeccio e la scarsissima visibilità che contribuirono a deviare la rotta. Alle ore 17.03 l'aereo virò a sinistra, pronto per l'atterraggio. Meroni credeva di avere la collina di Superga alla sua destra, invece si schiantò a 180 km orari contro il muro posteriore della basilica, praticamente non la vide proprio. Dell'aereo furono trovati intatti solo i bagagli dei passeggeri e la coda, rimasta pressoché integra.
fu Vittorio Pozzo, l'allenatore dei due mondiali vinti dalla nazionale, a riconoscere le salme dei calciatori e delle altre vittime. Due giorni dopo lo schianto, più di 500.000 di persone si riversò nelle strade del capoluogo sabaudo per assistere ai funerali e salutare per l'ultima volta la squadra più forte di tutti i tempi. Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, il cuore mio pezzi non scorderà. La storia del grande Torino, che tremare il mondo faceva, si infranse su quel destino tragico che sconvolse non solo l'Italia, ma il mondo intero. Quel dolore incalcolabile si trasformò in un trauma. L'anno dopo la tragedia di Superga, infatti, la nazionale di calcio viaggiò in nave per disputare i mondiali in Brasile. Cosa accadde al Torino dopo Superga? Il 15 maggio del 1949 ci fu il ritorno in campo dopo la tragedia. I Granata affrontarono il Genova al Philadelphia, schierando una formazione di ragazzi provenienti dalla primavera. Il Genova, per rispetto, fece lo stesso. Fu una partita giocata in un clima surreale e che i Granata vinsero per 4-0. Fu la ripartenza per un club che non sarebbe stato e non sarà mai come tutti gli altri. Quegli eroi che avevano fatto innamorare un paese intero erano stati invincibili in terra e sono diventati immortali in cielo. Non torni mai più. Giorno di pioggia, io credo, non tornerà più. Baci galupo, ballarino, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic. Gabetto, Mazzola, Ossola e tutti i cuori granata che non battono più.